Le fate delle Marche sono in collaborazione con Unifor SRL. È l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Eternit, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretane isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo. Che un uomo possa cambiare se stesso e diventare padrone del proprio destino è la conclusione a cui giunge ogni mente ben consapevole del potere del giusto pensiero. Il tuo pensiero può creare la tua vita e può cambiarla e trasformarla. Dipende da te. Puoi ricominciare quando vuoi. Allora Adri, sei pronta a seguirmi in questo bellissimo viaggio di oggi? Prontissima! Andiamo! C'era una volta, e c'è ancora, Cingoli. A Cingoli non ci si passa, ci si va. Posizionata al centro della regione, a volte si ha la sensazione che non appartenga alle Marche, ma che faccia regno a sé. Il paese rappresenta anche il punto di arrivo più alto e per ogni buon marchigiano, ma non solo, che lo sa, questo paese offre una delle viste panoramiche più belle ed emozionanti per chi ama la nostra regione Marche. Questa vista alcune volte è assolutamente fantastica ed è parte integrante del paese, fino a farlo divenire quello che realmente è. Il balcone delle Marche. Cingoli, bellissimo borgo della provincia di Macerata, adagiato sulla sommità del Monte Circe a 631 metri sul livello del mare, per la sua posizione panoramica sul territorio marchigiano è denominata il Balcone delle Marche. Sono qui con il sindaco Filippo Saltamartini, buongiorno. Buongiorno. E adesso ci farà una breve introduzione di questo bellissimo borgo. Sì, Cingoli ha delle origini lontanissime di epoca romana, risulta descritta nella Res Gesta di Giulio Cesare quando l'imperatore marcerà, supererà il Rubicone, no? Con il famoso brocardo, il dado e tratto, per fare il colpo di Stato sul Senato di Roma. E Cingoli gli resiste per oltre un anno e nella Res Gesta è scritto «Nondum cingulei senox venit ad raiugis», cioè la traduzione è che ancora non è notte a Cingoli. Questo brocardo si riporta ancora oggi per dire che gli eventi non sono ancora compiuti fin tanto che non si realizzano. E naturalmente le origini di questa frase deriva anche dal fatto dell'altitudine, nel senso che dove ci troviamo adesso siamo a 631 metri sul livello del mare, ma rivolgendoci a ovest le montagne arrivano anche a 800 metri, insomma, e anche più su. Quindi siamo appunto uno dei comuni del Maceratese, delle Marche, che si proietta sul mare perché distiamo 40 km dal mare e in una posizione di montagna perché siamo collocati appunto a oltre 600 metri sul livello del mare. Bene, ora noi iniziamo subito a visitare questo bellissimo borgo.
signora, ma cosa sta facendo? Sapone. Sapone, come si faceva una volta? Sì. E come si fa? Si mette la soda. Poi? Acqua e grassi di maiale. E viene fuori il sapone? Speriamo di venire fuori. Caspita. Poi dopo ci mettete il profumo però, perché l'odore non è dei più invitanti. C'è chi ci mette il talco, i profumi, c'è. Qui dobbiamo ringraziare questo signore che si chiama... Compagno Cellico. Ecco Enrico, perché di dove sei? Di Villa Pozzo, Cingoli. Ecco, di Cingoli. Grazie a questo signore noi siamo riusciti a trovare la strada per arrivare all'abbazia Country House di Sant'Urbano. Ecco, grazie, grazie. Allora ci dica, faccia un saluto per la televisione e un qualcosa, una bella frase in dialetto di Cingoli. Sì, ma adesso a parlare di Cingoli, che oggi c'è la festa del maiale, Cingoli. Sì. Che fa la pista, c'è pure, c'è un parente che è un cugino che sta a fare la pista, Cingoli. Ci viene lei dopo? Dopo, se fa tempo, non so, adesso perché devo andare via. Va dove? Sì, sì. C'è quegli appuntamenti là? Sì. Come sì? Sì. Sì? Quelli là? No, appuntamenti per lavoro. Lavoro sicuro? Sì, sì. Ci crediamo, Sì, sì, è vero. Allora, l'aspettiamo più tardi al centro di Cingoli. A Cingoli, sì. Sì. Un saluto. Va bene. Ciao. Ciao. E qua abbiamo il signor Luciano. Siamo nel Country House all'abbazia di Sant'Urbano, proprio sotto a Piro, immerso nel verde. Allora qui si respira aria pura, si respira anche la storia, perché dove siamo? Vicini a che cosa? All'abbazia Sant'Urbano noi offriamo il ristorante che ci abbiamo, la Crescia e Affettati, no, nostra proprietà, però di qualità, poi dei primi validi. Abbiamo delle fiorentine sulla pietra lavica cotta sul posto e il posto è bellissimo, chi vuole può venire tranquillamente visionare sempre senza pagare niente. E passo la linea a lei. Ecco, e mi passa la linea perché visionare anche che cosa? Che abbiamo qui vicino l'abbazia, esatto, di Sant'Urbano. E quindi questo è importantissimo perché abbiamo la storia. Quindi veniamo. Del 1000. Ecco, di che anno è? Del 1000. Del 1000, quindi addirittura qua vicino. Abbiamo anche una squadra di templari, poi scozzesi. Sì. Bellissimo. Beh, allora insomma, chi viene qua può approfittare di questa cosa, abbina la storia, esatto, alla buona cucina. Chi vuole mangiare, se no, può tranquillamente viaggiare intorno all'abbazia. Certo, ma anche chi vuole può tranquillamente dormire. Esatto. Perché sappiamo che qua insomma avete delle camere. Abbiamo 8 camere e sta progettando un'altra 4 con centro benessere. Quindi abbiamo anche delle cose future che stanno per arrivare. Sì, sì, bene, sì, bene. Sì. Allora, diciamo, siete anche per i sport, per fare banchetti, quindi anche cerimonie. Non è tanto largo il posto, però ci organizziamo, sì, e facciamo anche su 250 o 300 coperti. Insomma, mi sembra che già ci siamo per le cerimonie anche importanti. Sì, sì. Ecco. E poi la cosa bella è che qua fuori, insomma, è una meraviglia, lo diciamo perché è così. Quindi per noi, dopo devi valutare la gente. Sì, ecco perché diciamo venite a valutare, quindi venite qua insieme al signor Luciano e insieme alla bellissima storia dell'abbazia di Sant'Urbano, qui vicino ad Apiro. Sì. Vi aspettiamo all'uscita della superstrada, è 7 chilometri importante. Mi trovo nella chiesa di Sant'Urbano, un chiaro esempio di arte romanica.
Pensate che questa chiesa è stata costruita nell'anno 1000 da alcuni monaci e ad oggi è oggetto di studio perché c'è un'energia particolare all'interno di questa chiesa. E pensate che ancora oggi è frequentata dai templari. Maurizio, oggi c'è la rievocazione del maiale in pista, ma in che cosa consiste? È una festa, una tradizione che svolgiamo da 4 anni, è una manifestazione a scopo benefico organizzata dalla Croce Rossa in collaborazione col Comune di Cingoli. È una giornata di festa voluta dalla Croce Rossa proprio per rievocare quello che veniva fatto il giorno della pista nelle case contadine una volta. Non c'ho più capelli, non c'ho più denti, non c'ho niente. Ma lei chi è? Massachese Doriano. No, ma chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Il papà è il presidente. Ah, il padre è il presidente. Lo padre è il presidente. Oh, lo padre è il presidente di cosa? Della Croce Rossa. Bravo! Però dietro ce l'hai i capelli, eh? Sì, ma dietro niente. Perché sopra, siccome è nata corna, allora i capelli mi fugliati tutti. Allora, oggi siamo a maiale in pista. Allora, cosa significa questo maiale in pista? Cos'è? Con maiale sta in la pista, corre! Come? Maiale corre? Corre, noi dobbiamo scegliere per poterlo ammazzare, per fare la pista, che ci veniamo. Dai, cioè, l'ha ammazzata in diretta? No! No! Davvero? Come ammazziamo in diretta? In diretta? No, non ci credo. No. Famo la pista dopo, l'abbiamo fatta stamattina. Ma adesso facciate un po' le prove prima, no? Le prove di qua? E non mi piace così. Se no dopo, Filippo, dopo domattina quando passi, mi vedi alla finestra, mi vedi che corna tutto quanto, cosa le signorine? Che dice moglie ma? Moglie ta... Non dice niente la moglie, dai. Andiamo a trovare adesso a moglie ta. Ma un po'? Dimmo a trovare moglie ta. Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Finalmente! E qui sarebbe madre di un figlio. Questa è la moglieta. Come l'hai detto? La moglieta! La moglieta! Allora, moglieta ha detto che è gelosa. No, non è proprio vero. È lui che è geloso. Allora, che cosa ci fa da mangiare? Cosa prepara di buono oggi? Oggi c'è la polenta, le tagliatelle e poi bistecche, che c'è? Non so, manco tutto io. Andiamo a rivederli, a riprenderli questi belli piatti. E andiamo soprattutto a mangiarli. Qui esce fuori la famosa salsiccia. Esatto, è anche usata per fare gli insaccati, salumi, qualsiasi tipo, soprattutto il ciauscolo. Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce. Il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre. Poi viene legata, diciamo, dalla forma della salsiccia. CF di Cardella Federico, un artigiano professionista, attento, esperto e competente, intonaci interni ed esterni, cappotto, pittura esterna e lavori in cartongesso. CF di Cardella Federico, a Cingoli, in via Rossini 305. Qui
concia sul tavolo, la concia della pista. La carne è tagliata grossolanamente, è stata condita già con il sale, poi è stato sparso sopra del pepe che non viene misurato, non viene pesato, ma si dice deve fare nero. Il cielo d'Irlanda è un oceano di... E ecco, vedete il vino che viene messo, l'aglio viene imbriacato dal vino rosso e attraverso un canovaccio la carne viene condita. Ti copre di verde, ti annega. Ciao. Ciao. Come va questa pista? Questa pista è eccezionale. Perché? 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 Il maiale è DOC. E poi il maiale è stato preso dalla ditta Pasquinelli di Gingoli, che è stato offerto a noi, uno offerto a noi e l'altro. Buone, ma questi sono tutte cose, perciò no, questi. Questi diciamo è i pezzi che vanno messi per fare i salami. Ah, per i salami. Sì. Bene, 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 bene. Ma senta, ma è faticoso qui fare, girare. È dura, senta un po'. Provala, provala. È faticosissimo. È faticosissimo. Mamma mia. Miseria, si fanno i muscoli così, altro che palestra. Fa bene. Qui vediamo come una volta veniva tritata la carne su questo geppo e con la mannaia. Vedete, veniva tritata finemente attraverso questo attrezzo. E questo legno credo non abbia vista molta di carne. Ecco perché si chiama pista. Ecco, la famosa pista. La famosa pista. Perché viene pistata. Esatto, perché viene pistata. Quanti anni ha lei? 1930, faccio Condoleo, 17 giugno. Caspita! Ecco 84. Mi manca 2084. E ancora fa la pista. E ci provo. Bravo! Bravissimo! Lo strutto viene filtrato, resta quindi puro e limpido lo strutto nel vaso e i grasselli invece vengono raccolti perché poi si realizzerà con questi la famosa crescia dei grasselli, che è una prelibatezza che potete gustare anche questa sera qui allo stand insieme a salsiccia, insieme alle verdure, insieme al prosciutto. Ti copre di verde, ti annega di... Cosa voleva dirmi? Ma chiamate, mi dica quello che mi vuole dire. Una volta il sapone si usava per lavarsi, oggi invece c'è il saponetto che serve soltanto per profumarsi. Non so se è meglio il sapone di una volta o il saponetto. Lei cosa dopo adesso? Il sapone liquido. Sapone liquido, lei va via di mezzo allora. Questo è migliore, vero, quello che avete fatto voi? Questo che abbiamo preso noi è molto migliore perché questo qui è solido e c'ha una forma e non è astratta e non è profumato. C'ha un odore particolare. L'ho sentito prima, sentito mentre lei, lo preparavano. L'ho sentito anche un odore molto particolare. Molto, molto particolare. E serve per? Lavarsi, penso. E per? Sciacquarsi. Grazie. Siamo arrivate qua nella sommità di Abiro.
alto, siamo a circa 700 metri e c'è un panorama fantastico. Siamo in un ristorante storico, la polveriera di Apiro, e che il titolare è il dannato Adri. Allora, questo locale, pensate, da più di 30 anni che esiste ed è stato costruito interamente dal proprietario Franco Zannini, è tutto costruito in pietra, è fantastico. Con un po' di terrore andiamo a visitare l'interno. Cene, pranzi e merende per trascorrere una giornata indimenticabile in uno dei locali più accoglienti delle Marche. Entriamo. Pensate che organizzano addirittura delle corriere piene di ragazzi che vengono da tutte le Marche a passare una bella serata, anche fino a tardi, in compagnia del dannato. Potrete gustare antipasti rustici con cresce e verdure di campo, affettati, primi di ogni genere e la gustosissima carne alla brace. Vi aspettiamo alla polveriera, ad Apiro, dal dannato. L'hotel Tetto delle Marche e il ristorante dei Conti sono due motivi in più per soggiornare almeno 3 giorni a Cingoli. Oltre alle tante bellezze naturalistiche e storiche del paese, potrete passeggiare in relax, praticare sport, mangiare le specialità del territorio, salumi e formaggi di grande gusto. L'hotel Tetto delle Marche e il ristorante dei Conti sono pronti ad accogliervi anche per i vostri banchetti di cerimonia. Se decidete di trascorrere un soggiorno climatico da noi, nei mesi di giugno, luglio o settembre, ci sono delle favolose offerte di soggiorno. L'hotel Tetto delle Marche e il ristorante dei Conti sono due motivi in più per amare Cingoli. Cosa di Cingoli? No, niente. Come niente? È che non lo so, non ci sono nato. Lei? Non ne so niente io di Cingoli. Ma per... Non è di Cingoli? No. E dov'è? Io sono già. Dove? Trovigiano. Lei di dov'è? Da Cingoli. Da Cingoli. E allora ci dica qualcosa di Cingoli. Dico. Quello che vuole. E dico che sappiamo di soldi, non c'è più soldi. È un bel paese, Cingoli. Una battuta in dialetto? Gli dico. Va giù, zia, va giù, via di giù che adesso vengo giù. Lo sai che vuol dire? No. Ed è che vai giù, che dopo vengo giù io e poi ritorno giù. Allora, qui abbiamo una bella bicicletta a spasso per Cingoli. Sì, cioè, per uno che non si tiene bene, allora tu c'hai da fare qua. Ah, lo usi come mezzo di trasporto? Deve, la persona, no? Qualche cosetta lì alla spesa. Lì. Ma beh, non c'è niente però. Non è adesso lo oggi non c'è, ma però. Adesso lei mi dice una frase in dialetto. Che cosa gli devo dire? Quello che vuole lei. Non so che dite adesso però io. Se non mi aiuti a dirla non te so raccontare. Ma 2 secondi fa me ne hai detto una. Regnaccio, ne so raccontare io. Thank you.
Ristorante da Antonia a Cingoli. Se vuoi restare in forma, anche mangiando, gran sughi ed ogni tipo di leccornia, senz'altro lo puoi fare solo cenando, più spesso che tu puoi, qua giù da Antonia. Spaghetti o tagliatelle, ravioli o pappardelle, qui vengono conditi con dei sughi squisiti. Gli arrosti sono speciali, solo carne nostrana di teneri animali, allevati nella zona, per non parlare dei fritti e della loro fragranza. Anche se ne approfitti, non ti cresce la panza. D'Antonia puoi trovare pasta fatta in casa, cucina casereccia ed ogni tipo di menù, anche pesce su ordinazione. E per tutte le vostre cerimonie, ricordatevi, da Antonia rimarrete completamente soddisfatti, anche per l'ampio giardino che circonda tutto il locale. Allora, vi aspettiamo da Antonia a Cingoli. Beh, veramente quello che sto dicendo non posso dire, però? Allora, innanzitutto quello che potremmo dire è Cingoli e Tanduella, quindi vi invitiamo tutti a venirci qua su a Cingoli a visitarla, perché l'aria è buona, i posti è belli, c'è un sacco di arte, c'è un sacco di percorsi per biciclette, per moto, per tanto, c'è tanta arte, tante chiese, quindi mi raccomando, venate tutti a Cingoli, che è Tanduella! Da che parliamo? Non lo so. Parliamo del maiale. Il maiale è buono, belle bistecche, bella salsiccia, bel salamito, corto e grosso. Piace? Allora, insieme a... non mi ricordo come ti chiami. Benito. Insieme a Benito, è vero? Come no? Insieme a Benito, vi invitiamo alle Fate delle Marche a venire a visitare Cingoli! Facciamo una corta. Non sotterrate i talenti, i doni che la vita vi ha dato. Non abbiate paura di sognare cose grandi. Più grande è il sogno e più bello ed entusiasmante è il suo percorso. Tutto quello che siamo è il risultato di quello che abbiamo pensato. Quindi cercate di pensare più spesso a quello che desiderate e non viceversa, a quello che mai volete che accada. Lasciateci sognare. Siamo delle fate. Le Fate delle Marche sono in collaborazione con Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Eternit, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretane isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo.